Nel cuore del Vomero, tra Piazza Fuga e Via Cimarosa, da oggi c'è Piazzetta Aldo Masullo, voluta fortemente dalla società civile e condivisa da personalità del mondo culturale, accademico e istituzionale. L'iniziativa è stata realizzata dalla Commissione Toponomastica del Comune in deroga ai tempi previsti, segno di forte riconoscimento per il filosofo professore che nel 2018 fu anche nominato cittadino onorario di Napoli. Alla cerimonia con familiari ed amici, il sindaco Luigi De Magistris e gli assessori alla cultura e toponomastica Anna Maria Palmieri e Alessandra Clemente. Si intitola questo piccolo ma grazioso spazio a papà, che ovviamente è stata una persona che ha avuto un interesse affettuoso per Napoli, pur non essendo nativo di Napoli, enorme, e nella sua vita lavorativa, professionale, dal punto di vista della sua attività di insegnante e di politico, si è molto speso per la città e ha contribuito enormemente a cercare di far sviluppare uno dei pilastri della sua del suo magistero, che era quello di cercare di trasmettere cultura, formazione il più possibile a tutti, in maniera tale che da questa maggiore presenza di cultura e di formazione ci fosse la possibilità di una rinascita della città. È un momento importante perché è un riconoscimento della città intera a un punto di riferimento culturale, morale, filosofico e politico della nostra città. E questo luogo è diventato uno dei luoghi più importanti della cultura di Napoli. Uno spazio aperto, una libreria di azionariato popolare, un luogo che ha visto tanti dibattiti letterari, un luogo di impegno civile e politico, e questa città sempre di più si sta caratterizzando per la cultura. E quindi anche oggi, in un momento così difficile, mettiamo la cultura al centro. Speriamo che ovviamente questo tipo di traccia che lui ha cercato di imprimere nel terreno napoletano possa il più possibile consolidarsi e dare frutti il più possibile concreti nel futuro prossimo della città e del suo sviluppo.